Benvenuti al Caffè Scienza. Questo è il sesto Caffè Scienza della stagione, dedicato come argomento ai linguaggi non verbali. Ringrazio Marino Bonaiuto, psicologo, e Augusto Vitale, etologo, perché ci condurranno questa sera, diciamo, con i quali discuteremo l'argomento. Vi ricordo che questo incontro è inserito nel programma del Festival Scienza 3. Il festival è proprio di due parole riguardo questo festival. E questo festival si svolge nel municipio terzo di Roma, quello di San Lorenzo della Sapienza, dell'Istituto Superiore di Sanità, del CNR, dell'Accademia delle Scienze, cioè tutti istituti che fanno praticamente del municipio terzo e poi lo scientifico e tecnologico della città. E qualche anno fa ci siamo interrogati, diciamo, iniziativa di alcune delle associazioni del territorio e della loro consigliera, attuale assessora Valentina Grippo, ci siamo interrogati su questo tema: quanto questa presenza degli istituti di ricerca e, diciamo, quanto i cittadini conoscono l'esistenza di tutti questi istituti di ricerca e quanto percepiscono questi istituti di ricerca come una risorsa per il territorio, se si pensa che forse il 50% delle istituzioni scientifiche sono nel Lazio, e che questo, diciamo, probabilmente il polo, insomma, non è un quarto, però è veramente nella città di Roma è un municipio molto particolare. E ci siamo chiesti come si poteva interagire con queste istituzioni, perché, diciamo, quale relazione c'era tra la cittadinanza e queste istituzioni, se era una risorsa per il territorio, se venivano percepite come tali. Abbiamo riunito attorno a un tavolo Sapienza, CNR, Istituto Superiore di Sanità, moltissime le associazioni del territorio, e è nata l'idea di questo festival che vuole essere un laboratorio aperto di comunicazione della scienza. Gli istituti di ricerca aprono le porte alla cittadinanza e si spende, diciamo, gli eventi sono quasi tutti gratuiti, e quindi ci sono visite all'interno dei laboratori. Poi nel tempo, con le associazioni del territorio, con le scuole, si sono, diciamo, studiate delle forme di comunicazione, delle passeggiate per il quartiere, ad esempio, in cui il CNR usa gli strumenti tecnologici per lo studio dei beni culturali, e, diciamo, lezioni laboratorio, eccetera, eccetera. Quindi questo festival a oggi effettivamente convoglia moltissima parte delle attività di comunicazione dei centri di ricerca. Ovviamente non sono, cioè, con tutte le attività di comunicazione, però è molto ricco. È un festival che è un'iniziativa dal basso, gli enti mettono risorse, diciamo, non è un festival a costo zero, noi diciamo, ma in realtà c'è una ricchezza che è fatta di persone, che è fatta di conoscenze, sono tutte le persone che fanno, sì, diciamo, che i relatori, le persone che hanno studiato questi eventi. E quindi, diciamo, questo incontro, in cui ho voluto ricordare un po' dove ci colloquiamo anche in questo posto. E ringrazio quindi Augusto Vitale e Marino Bonaiuto, che appunto di conoscenze, con le loro conoscenze e con i loro studi ci guideranno a discutere questo tema, linguaggi non verbali. Allora, in realtà devo dire una cosa: questo tema è stato proposto da una scuola, che è l'istituto, è il liceo scientifico di Zagarolo, che lo scorso anno ha voluto organizzare un caffè scienza junior, diciamo, lo chiamiamo junior solo perché lo organizzano i ragazzi della scuola. Ma in realtà tutti gli effetti loro, insomma, studiano, capiscono, cioè, noi diamo dei criteri per decidere l'autorevolezza delle persone che parlano in base al curriculum. Insomma, diciamo, lo scorso anno è stato proposto questo tema, che partiva tra l'altro, diciamo, da un telefilm, da una serie che si chiama Lie to Me, e quindi loro erano suggestionati da questa idea, che si potesse capire se una persona mente, e da lì si erano interrogati sull'uso del non verbale. E appunto in questo senso, diciamo, noi abbiamo voluto raccogliere questa idea della scuola, e ci interrogheremo stasera su quanta parte del nostro linguaggio è veicolata dalle parole, quanto dal significato delle parole, quanto invece dipende dal tipo, da altro tipo di linguaggio. Cioè, esploreremo la comunicazione nel mondo animale e in particolare poi nell'animale uomo, vedremo cosa cambia, che cosa succede, e anche cerchiamo di capire in che modo si può distinguere quanta parte dipende dai gesti e che tipo di gesti, e quanta parte invece del linguaggio dipende dalla parola. Quindi io a questo punto
lascerei forse la parola ad Augusto Vitale, perché ci introduce, diciamo, sulla parte un po' più, diciamo, ci riconduce alla scoperta delle nostre, della nostra realtà biologica. Grazie. Bene, grazie. Buonasera, grazie, è un piacere essere qui. Mi chiamo Augusto Vitale, sono ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità, al Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, e mi occupo di etologia, di comportamento degli animali. In particolare studiamo il comportamento di questa piccola scimmia sudamericana che vedete qui, che è la scimmia Wistitio Bardoset, che viene dal nord-est del Brasile originariamente. Dunque, il tema... Sì, ok. Il tema stasera è la comunicazione non verbale, e chiaramente gli animali non umani sono i maestri della comunicazione non verbale, e quello che vorrei cercare di fare è dare una decina di minuti una serie di esempi, di storie di animali che vi danno un po' un'idea dell'estrema varietà della comunicazione non verbale, anche del grado di eleganza, di sofisticazione che esiste, appunto, con cui appunto gli animali comunicano fra di loro anche non usando le parole. Vorrei cominciare con alcune definizioni. Ecco, per me appunto la comunicazione non verbale è una trasmissione di informazione senza l'uso di parole scritte o parlate. Ora, gli etologi che studiano appunto il comportamento parlano di comunicazione animale quando l'informazione viene trasmessa da un individuo all'altro e ne modifica il comportamento, cioè un segnale che parte, che può essere appunto qualunque tipo di segnale, acustico, odoroso, vocale, quello che volete, però per essere veramente comunicare qualcosa deve avere come effetto una variazione del comportamento di chi questo segnale lo riceve. Allora, in quel caso appunto noi parliamo appunto di comunicazione. E ora, ci sono differenti ragioni per cui gli animali comunicano fra di loro. E diciamo che noi che studiamo il comportamento, e comunque biologi in generale, vogliamo sempre categorizzare e dividere in sottogruppi, gruppi e sottogruppi, ed è un po' un problema perché invece la biologia è un po' un continuo, anche le cose in natura avvengono secondo il continuo, però abbiamo bisogno di raggruppare. Quindi io ho pensato appunto a quattro ragioni principali per cui gli animali comunicano. Per esempio, possono comunicare fra di loro quando cercano, trovano, cacciano cibo. Per esempio, appunto, ci deve essere una sorta di comunicazione anche di posture del corpo e di questo tipo, gestuale in questo senso. Poi appunto le leonesse in Africa si coordinano per fare una caccia, oppure il cimpanzì, oppure le iene. E ci sono alcune teorie che dicono che il linguaggio umano sia proprio nato nel momento in cui i primi cacciatori avrebbero bisogno in qualche modo di comunicare verbalmente le posizioni di dove erano quando dovevano cacciare delle prede particolarmente complesse. Poi gli animali chiaramente comunicano fra di loro quando devono riprodursi, e ci sono appunto i maschi che vedremo mettono in atto tutta una serie di segnali acustici, visivi, per in qualche modo pubblicizzare la loro bellezza, la loro forza, e per farsi scegliere dalle femmine, e le femmine, d'altra parte, in alcuni casi, in qualche modo, comunicano la loro diciamo, disponibilità all'accoppiamento, il loro essere pronti, diciamo così, ad accoppiarsi. Gli animali comunicano per difendere il territorio e le risorse, e questo lo fanno con diversi canali di comunicazione, acustico, odoroso, visivo, lo fanno sia con membri della propria specie che membri appunto di specie diverse, per difendere appunto quello che hanno a disposizione, perché questo appunto lo vedremo. Ma poi chiaramente ci sono dei segnali e delle comunicazioni che servono a curare e difendere la prole, quindi una sorta di scambio di comunicazione e di informazioni tra prole e genitori che serve appunto a anche difenderli poi da eventi appunto esterni. Ora, come detto appunto, gli animali sicuramente possono comunicare fra membri della propria specie, allora si parla di comunicazione intraspecifica, o membri di, o comunicano con animali che non sono della loro specie, quella appunto è una comunicazione interspecifica, ne vedremo un caso molto divertente, interessante. Ecco, questo per esempio è un elefante marino, un maschio, che nella stagione degli amori fa questi sordi grugniti che servono a attrarre le femmine. È una, diciamo così, comunicazione di tipo acustica. Lui spera che sia una comunicazione che le femmine appunto rispondono in qualche modo, però è una sorta appunto di comunicazione atta appunto a attrarre le femmine del comportamento riproduttivo. Abbiamo parlato prima appunto di comunicazione nell'ambito della cura della prole. Per esempio i gabbiani sono in grado di, se voi andate appunto di una colonia di gabbiani, per esempio nelle scogliere della Scozia, io vi ricordo
che visitavamo questo posto che è chiamato Bullardson Bachard in Scozia, che aveva centinaia e centinaia di uccelli, appunto gabbiani e altri uccelli marini che nidificavano, e i parenti di una particolare nidiata sono in grado di distinguere i propri piccoli dal suono che i piccoli fanno in mezzo a centinaia di altri piccoli. E questo già vi dà un primo messaggio che voglio fare, che effettivamente la comunicazione animale non umana ha dei gradi di sofisticazione che noi veramente ci sogniamo, perché veramente è di una enorme abilità. E questi gabbiani sono in grado, appunto, i genitori, di capire quali sono i loro piccoli, da particolari frequenze, appunto, dei richiami che fanno i piccoli. Quindi c'è un primo comunicazione di tipo acustico. Poi, quando appunto il genitore arriva, c'è una comunicazione di tipo visivo e tattile, perché se voi guardate l'immagine di un gabbiano, nella parte, inferiore del becco c'è un punto rosso, c'è un puntino rosso, e quel punto rosso è uno stimolo visivo che serve ai piccoli per chiedere il cibo. Cioè i piccoli vedono questo punto rosso, vanno col becchettino sul punto rosso e il genitore, che può essere sia il padre che la madre, rigurgita il cibo. Quindi c'è una sorta di comunicazione acustica, visiva e tattile che porta appunto alla cura della prole. E una cosa molto interessante invece della comunicazione di tipo interspecifico, cioè quando gli individui si parlano e appartengono a specie diverse, sono i comportamenti antipredatori. Io trovo veramente affascinante, io non li ho mai studiati, ma è una cosa molto divertente. Per esempio qui vedete una vespa. Ora, una preda, una potenziale preda, può scegliere come tattica, strategia antipredatoria di nascondersi, mimetizzarsi, nascondersi. Le vespe fanno qualcosa di differente, si mostrano il più possibile, si rendono il più evidente possibile, il più distinguibile possibile rispetto ad altri insetti. Nessuno può sbagliarsi che questa non è una vespa, cioè colorazione appunto violenta, gialla, nera. E la vespa vuole che questo sia ben chiaro ai possibili predatori, perché essere quell'animale lì con quella colorazione vuol dire avere un pungiglione. Quindi nel momento in cui appunto un predatore assaggerà una vespa e assaggerà appunto il pungiglione di una vespa, non se la scorderà più e non la scambierà con un altro animale, perché la vespa non si confonde con altri animali. Però detto questo, poi ci sono degli animali che fanno i furbi. Per esempio c'è un fenomeno in etologia che si chiama Batesian mimicry, mimetismo batesiano, in cui gli animali fanno finta di essere altri animali. Cioè il messaggio che loro passano a un possibile predatore è: io sono pericoloso, ma quando non lo sono. Per esempio questo animale, questo insetto si chiama hoverfly ed è la frutta dei fiori, la mosca dei fiori. La mosca dei fiori sembra una vespa più o meno, ma non lo è ed è completamente innocuo, non ha un pungiglione, non è assolutamente pericolosa, però fa finta di farsi passare per una vespa, in modo che i predatori la lasciano in pace. E voi tutti avete presente in mente gli occhi che si sono appunto delle ali delle farfalle, che sembrano dei gufi, ma chiaramente non sono gufi. E il fatto di rendersi particolarmente visibile e non nascondersi non è solo degli insetti. Questa è la gallina dell'Amazzonia, è il poison dart frog, che è la ragnella il cui secreto sulla pelle viene utilizzato dalle popolazioni locali per fare le famose appunto frecce velenose. E questo è un altro animale che ha scelto di essere particolarmente cospicuo, non pensa assolutamente a mimetizzarsi con l'ambiente, perché il messaggio che passa ai predatori: io sono velenosa, io sono un animale che è meglio evitare e che è meglio che tu ti ricordi che io sono di quell'animale lì. Una cosa molto interessante, molto divertente sul segnale antipredatorio è questo comportamento molto particolare, bizzarro a vedere. Viene fatto per esempio dalla gazzella di Thompson, che in inglese viene indicato come stotting, e ci sono varie ipotesi, una decina di ipotesi sono state formulate perché mai questi animali fanno questa cosa. Questi animali, le gazzelle, quando vedono un predatore si mettono a correre via saltando, rendendosi il più possibile visibili e mettendo in particolare in visione quella striscia nera che hanno sul fianco. E l'unica idea, l'idea più credibile che si ha su perché fanno così è di nuovo il rendersi visibili. Cioè, e questo viene valorato dal fatto che il maggior successo di caccia che hanno i felini sulle gazzelle di Thompson avvengono per agguato, avvengono quando appunto il felino riesce a non farsi vedere. Perché quando si fa vedere, la risposta di queste gazzelle è: ti abbiamo visto. Questo fare casino, saltare in aria, far vedere la striscia nera e rendersi visibile, alzare la coda e far vedere il di dietro bianco che si distingue benissimo, è inutile che sprechi energie, ti abbiamo visto, non ci prendi.
e quindi è una sorta appunto di segnale di tipo antipredatorio, visivo. Vari canali vengono utilizzati gli animali per comunicare, la comunicazione acustica è presente in tantissimi animali, qui vedete appunto un rospo che gonfia appunto questo suo la gola per poi emettere questi sordi richiami che servono di nuovo come l'elefante marino per richiamare le femmine. Stessa cosa viene fatta dalle scimmie che sono immesse, che si chiamano le scimmie urlatrici, che di nuovo gonfiano appunto questa sacca che hanno sotto il mento e emettono questi suoni. La comunicazione acustica, qui vedete un esempio per attrarre le femmine, però la comunicazione acustica per esempio è fatta anche per difendere il territorio, le scimmie urlatrici difendono il territorio. Le scimmie Ustiti, che appunto io studio, quando ho avuto la fortuna di andare a seguire in Brasile, loro al mattino presto vanno al limite del loro territorio e mettono questi fischi lunghissimi che si chiamano fee calls, che sono dei fischi assordanti, e serve, la funzione pare che sia quella di riconfermare il territorio ogni mattina quando si sveglia, in modo da tenere lontane le altre famiglie dal loro territorio. La comunicazione chiaramente è visiva, ci sono animali che usano colori e forme, i maschi di uccelli che sono dimorfici sessualmente, i maschi sono bellissimi, appariscenti, e praticamente si offrono appunto le femmine cercando di farsi scegliere. Le femmine, giustamente, per come ci ha insegnato Darwin con la selezione sessuale, hanno ragione a essere particolarmente schizzinose nel scegliere il maschio. E poi ci sono appunto proprio dei gesti, chiunque ha un cane sa che quello è un invito al gioco. Il cane ha bisogno di usare la parola per dire che quello è, voglio giocare. Per i primatologi chiaramente la comunicazione gestuale di alcune scimmie è enorme fascino. Gli scimpanzé sono i candidati principali, questi sono alcuni dell'enorme varietà di segni gestuali che fanno gli scimpanzé. Quello su è una richiesta di pace, far pace dopo un conflitto, tendere la mano appunto per chiedere appunto di far pace, e l'altro invece è un segno opposto, il maschio dominante che posizione eretta, fa una lunga corsa emettendo quello che è un richiamo che si chiama il pant hoof, questo enorme rumore che fa un crescendo, e praticamente quello è, sbatte qualunque cosa lì attorno, e il messaggio lì è, se non ve lo ricordate, io sono il dominante, io tutte le femmine, io il territorio, e state lontano, insomma. Molti animali vivono nel mondo degli odori. È molto interessante vedere come nel corso dell'evoluzione l'equilibrio fra i cinque sensi sia cambiato. Se voi vedete per esempio nelle scimmie, i lemuri, che sono appunto proscimmie, che sono le scimmie, diciamo così, più antiche evolutivamente, hanno ancora un muso quasi canino. Se chiunque abbia visto appunto quella meraviglia che sono i film di Madagascar, sanno che appunto i lemuri hanno questo, perché ancora usano molto l'olfatto. Poi piano piano nel corso dell'evoluzione naso, rientro, le cavità orbitali vengono avanti perché c'è una maggiore componente degli occhi che vengono utilizzati. Però ci sono degli animali che vivono il mondo degli odori, sia per comunicare territorialità, sia per riconoscere la famiglia, i roditori. Io sì. 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 Si sente poco, quindi ti chiedo di alzare la voce o inclinare il microfono. Va bene, okay. Non sono bravo con il microfono. Non sono bravo con il microfono. Poi questo in particolare, però va tenuto in una sola, c'è un'unica posizione precisa questa. Allora, per esempio, io ho avuto modo di studiare il coniglio selvatico. In natura il coniglio selvatico per delimitare un territorio usa quelle che sono le latrine, cioè ci sono delle montagne di escrementi, come ogni mattina va a depositare dei pellet, delle pallette di escrementi, e si sono fatti degli studi discriminatori in laboratorio dove si vede che i conigli sanno benissimo chi appartiene quell'escremento, diciamo così, da quella montagna di quella latrina, sanno chi è il proprietario di quella latrina, ed è un messaggio di tipo territoriale. Ci sono delle meraviglie, questa è una farfalla, ci sono i maschi di farfalle che sanno captare una molecola o due molecole di feromone a distanza di decine e decine di metri per raggiungere appunto la femmina, delle grandi abilità. Alcuni animali addirittura comunicano per via elettrica, ci sono appunto pesci che nella stagione degli amori, mediante una particolare configurazione dei loro muscoli, riescono a emettere delle cariche che attraggono appunto le femmine. Quindi, più che altro, una grande varietà. Ora, chi studia la comunicazione animale, appunto, gli etologi, come detto, vanno sempre a cercare le differenze di comportamento che sono relative a
una divisione di un certo segnale, posso solamente accennarvi a un esperimento che abbiamo fatto un po' di tempo fa, appunto, poi concludo, delle scimmie Ouistiti, le scimmie Marmose, quando c'è del cibo particolarmente buono, se che lo si veda, se che lo si mangia, si mettono una sorta di cinguettio, cinguettano come se fossero degli uccelli, e questo viene chiamato il fulco, la vocalizzazione da cibo. E noi ci siamo chiesti se questo tipo di vocalizzazione fosse in qualche modo funzionale alla comunicazione o fosse semplicemente un'espressione emozionale di contentezza. Cioè, dobbiamo essere benissimo che la scimmia trova questo cibo, si eccita alla bontà di questo cibo e emette dei suoni di contentezza. Abbiamo trasmesso, mediante appunto gli altoparlanti, questi suoni registrati mentre c'era del cibo buono e per vedere cosa facevano altre scimmie. E le altre scimmie che erano in un'altra stanza sono arrivate verso la fonte del cibo e hanno cercato, verso la fonte del suono, e hanno cercato il cibo intorno agli altoparlanti. Quindi questo è un chiaro esempio che in questo caso il segnale era comunicativo, diciamo che era referenziale. C'era un'informazione che veniva passata e determinava una variazione di comportamento. E poi, per concludere, sempre il campo primatologico è famosissimo, il lavoro di Dorothy Cini e Robert Seyfarth degli anni 60, che hanno scoperto che le scimmie vervet dell'Africa hanno tre richiami antipredatori e ognuno specifico per il tipo di predatore, anche se al nostro orecchio sembrano abbastanza simili. Loro hanno fatto un esperimento che è stracitato, hanno registrato i richiami di allarme per serpenti, aquile e felini emessi dalle scimmie vervet, li hanno ritrasmessi in savana con degli altoparlanti e hanno visto che quando veniva trasmesso a segnale registrato in presenza di un serpente, tutte le scimmie che erano intorno, anche se il serpente non c'era, zoppavano in aria e andavano a nascondersi sopra un albero. Se si trasmetteva segnale registrato quando c'era un'aquila, anche se non c'era l'aquila ma c'era solo il suono, gli animali scendevano dagli alberi e andavano nei cespugli, se il suono invece era quello registrato con un felino, andavano sugli alberi. Quindi erano in grado perfettamente di capire e avevano imparato che quel segnale acustico voleva dire, anche se non c'era una parola, c'era un particolare tipo di parola, c'è un'aquila, c'è un serpente o c'è un felino. E quindi insomma questo è un po' quello che volevo introdurre, è un mondo molto variegato e molto straordinario quello della comunicazione non verbale, e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Scuso perché uso slide che sono, diciamo, di provenienza diversa, alcune addirittura in inglese, quindi comunque ve le leggo in italiano. Allora, sono Marino Buonaiuto, sono uno psicologo sociale, insegno a psicologia, medicina e psicologia alla facoltà qui proprio a San Lorenzo, quindi a pochi metri da questo edificio. Sono uno psicologo sociale, quindi quella parte della psicologia che si occupa delle relazioni, delle interazioni tra le persone. Studiamo i processi psicologici, ma in particolare quegli aspetti che riguardano le interazioni, come stiamo con gli altri, come vediamo gli altri, come li valutiamo, come ci comportiamo con gli altri e così via. E anche come gli altri poi influenzano il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare, di sentire, eccetera. Allora, le cose che la comunicazione ovviamente non verbale, come tradizionalmente viene chiamata, ma che negli ultimi anni sempre più si tende a chiamare comunicazione corporea, è ovviamente molto importante, perché se siamo psicologi sociali, se ci interessa capire come le persone stanno assieme, la comunicazione è, diciamo, un po' la chiave di volta, l'architrave che consente qualunque organizzazione umana, qualunque organizzazione sociale, non solo umana, come abbiamo appena sentito, anche animale. Quindi se degli organismi stanno assieme, animali o umani, questo è grazie alla comunicazione, e la comunicazione
come abbiamo appena sentito, sono negli uomini caratterizzati abbondantemente da parole e negli animali invece è possibile, sono possibili anche forme sofisticate e complesse di organizzazione sociale, come per la caccia, in assenza di parole. Questo ci fa capire che la comunicazione anche senza parole è già di per sé molto efficace, funziona molto bene, tanto è vero che le persone, gli esseri umani, vuol dire che sono dotati di parola, sono l'unico animale ad essere dotato, per una serie di ragioni diciamo sia cognitive che anatomiche, non fanno a meno della comunicazione priva di parole. Se la parola fosse così come dire, univocamente o assorbesse a qualunque forma di comunicazione, tutto sommato avremmo potuto abbandonare tutto il resto, cosa che non è avvenuta. Quindi evidentemente non ci bastano le parole per comunicare, perché vedete che avete un elenco di massima, poi può essere molto più dettagliato, insomma vi dà una prima idea di come tutti noi quando comunichiamo, indipendentemente dall'età a cui apparteniamo, indipendentemente dal gruppo etnico, religioso o qualsivoglia altra variabile sociologica o altro che vogliate pensare, sono presenti tutta una serie di caratteristiche che ci aiutano a comunicare oltre alla parola. Quindi riguardano l'aspetto esteriore, come la conformazione fisica e l'abbigliamento, il comportamento spaziale, come la distanza che teniamo con gli altri, l'orientazione, cioè il fatto di porci di fronte o meno agli altri, la postura, quindi il modo in cui organizziamo il nostro corpo nello spazio, seduto, rilassato, disteso, eccetera. Il comportamento cinesico e quindi tutti i movimenti, di parti del corpo, il busto, le gambe, del capo o dei gesti delle mani, che tra poco vedremo più in dettaglio. E poi il volto, che ha diciamo, una rilevanza particolare negli esseri umani, tanto diciamo, per citare almeno due aspetti fondamentali, lo sguardo, il contatto visivo e gli occhi, ma anche poi più generalmente le espressioni del volto, le espressioni facciali che presiedono, già avevamo notato Darwin, del XIX secolo, all'espressione di emozioni che sono universali in tutto il mondo e che sono anche molto, dato già Darwin lo notò, molto ben collegate e vicine filogeneticamente, cioè nell'evoluzione tra le varie specie con altre specie animali. E infine i segnali vocali, quindi noi parliamo per iscritto o appunto verbalmente, ma quando parliamo non utilizziamo solo le parole, nel produrre le parole le produciamo in un certo modo, con una certa velocità, con un certo tono acuto grave, con un certo volume alto-basso, quindi vedete è impossibile praticamente comunicare a parole senza anche, quando anche io fossi diciamo al telefono per esempio, comunque la mia voce nel volume, nel ritmo, nel tono eccetera, sarebbe colorita da una serie di elementi che non sono verbali. Tra l'altro, inciso, quando voi parlate al telefono noterete che le persone non stanno ferme, ma gesticolano, si muovono, quindi questo ci fa capire quanto la comunicazione cosiddetta non verbale, ma che sarebbe meglio chiamare corporea, è intrinsecamente connessa a quella verbale. In effetti questo è un elemento diciamo interessante, perché le prime attenzioni nello studio della comunicazione umana sono andate sulla comunicazione verbale oppure su quella non verbale o corporea. Ma solo negli ultimi 15-20 anni si è assistito a un grande interesse per capire come queste due comunicazioni sono di fatto integrate. Perché? Perché di fatto nella realtà di tutti i giorni quello che noi facciamo non è comunicare con le parole oppure col corpo, ma è comunicare usando tutte le possibili canali che noi abbiamo a disposizione, verbale e corporeo assieme. Da questa breve carrellata che ho fatto capire, capite che come dire, lo scibile in materia è molto ampio. Quindi volevo soltanto farvi un paio di esempi che ci danno anche come dire, una finestra metodologica su come è possibile approfondire alcune di queste conoscenze. E volevo farlo citando un nostro studio, una metodologia che abbiamo adottato, parlo al plurale perché voi vedete me, sentite il mio nome qui, ma ecco questi sono i nomi di due colleghi con i quali ho condiviso da
diversi anni queste, alcune di queste ricerche sui gesti delle mani, che è l'aspetto che abbiamo più approfondito, che sono Augusto Nisci dell'Università di Napoli, a Caserta, quindi la seconda università di Napoli, e Fritano Maricchiolo, che è l'Università di Roma 3. Ci siamo, diciamo, un po' appassionati, interessati, abbiamo fatto un po' di ricerche sui gesti delle mani in particolare, perché di tutti, diciamo, gli parametri di comunicazione corporea negli ultimi anni sono stati quelli forse ai quali è stata data molta attenzione, perché, come vi dicevo prima, c'è stata una crescita di interesse per le comunicazioni di forma corporea che vanno assieme al verbale, alle parole, e i gesti delle mani sono appunto forse la principale, certamente una delle principali, di quelle utilizzate assieme alle parole, cioè dove c'è questo fine coordinamento, si dice anche concorrenza, cioè accadono insieme, o coordinamento tra parole da un lato e gesti delle mani dall'altro. Tanto è vero che addirittura è nata una rivista scientifica apposita che si chiama Gesture, solo per pubblicare gli studi, non di comunicazione corporea, ma proprio fatti con per studiare i gesti, approfondire i gesti delle mani. Allora, qui trovate una classificazione, diciamo, un po' più dettagliata di quella che ho visto prima, solo sui gesti delle mani, che quindi vi fa capire quale complessità può esserci anche in un parametro solo come i gesti delle mani. Qui abbiamo proposto, per esempio, una distinzione di, adesso non starò a entrare nei dettagli, in tutta una serie di problematiche teoriche e metodologiche che esistono, semplicemente per decidere se un gesto è di un tipo o di un altro. Quindi sorvolo su questo solo per dirvi, diciamo, che possono esserci gesti, come dire, non connessi al discorso, quindi che non hanno un legame né col contenuto né con la struttura diciamo, di produzione del linguaggio, e che in letteratura di solito vengono anche chiamati adattatori, che sono sostanzialmente gesti di manipolazione, e sono di tre tipi. Sono gli autoadattatori, cioè questi gesti che io faccio, posso rompere se mentre parlo, anche mentre non parlo, appunto non sono connessi al discorso, quindi posso fare anche stando zitto, toccando parti del mio corpo, anche abbigliamento. Eteroadattatori, che sono i due tipi, toccare oggetti, non so, una penna, un foglio, un bicchiere che stanno sul tavolo mentre parlo, o persone adattatori, magari toccare la persona con cui sto parlando, un interlocutore, eccetera. Quindi oggetti sostanzialmente, scusate, gesti di manipolazione di tre tipi. Poi dall'altra parte abbiamo i cosiddetti gesti connessi al discorso, cioè tutti quei gesti che vengono prodotti solo, quasi esclusivamente o prevalentemente in concorrenza al verbale, anzi senza il verbale probabilmente o non vengono prodotti o avrebbero un significato completamente diverso, e sono di due tipi essenzialmente: i cosiddetti coesivi, che vengono prodotti insieme alla struttura del linguaggio, quelli che io faccio spesso, vedete come parlo, accompagnano il ritmo magari del discorso, ma non hanno un qualche legame col contenuto che dico, magari ne accompagnano l'esposizione del contenuto, ma non il contenuto esatto del significato semantico di quello che sto dicendo. Invece gli ideativi, ecco, sono quei gesti che vanno proprio a in qualche modo rappresentare il concetto che sto dicendo. Se per esempio parlo di una palla perfettamente rotonda e faccio questo gesto, vedete, in qualche modo iconicamente rappresento l'immagine di ciò di cui sto parlando, o in modo iconico, in modo metaforico, per esempio, dico, ma quella era un'esagerazione, faccio questo gesto, vedete, in qualche modo rappresento la metafora con un gesto che la concretizza. O i deittici, che mi servono per indicare un ruolo, non è tanto lui, vedete che indico lui, quindi questo gesto di nuovo si accompagna all'indicazione di una localizzazione. Allora, in letteratura queste classificazioni più o meno, adesso noi l'abbiamo leggermente riorganizzata, ma erano no. E quindi gli studiosi si cercano di capire ma perché le persone fanno un gesto piuttosto che un altro, o se questi gesti possono avere delle, in termini tecnico, funzioni di tipo diverso, cioè servire a cose diverse o avere effetti diversi. E in letteratura abbiamo notato che c'erano molti studi che noi in termini tecnico diciamo correlazionali, ma non sperimentali. Cosa vuol dire? Uno studio correlazionale significa che io osservo, adesso semplifico, però osservo un fenomeno nel mondo reale e segno, diciamo, quello che succede, e poi vado a calcolare che probabilità c'è che due fenomeni si verifichino assieme. Ora, questo mi può essere molto utile per capire appunto se due fenomeni vanno assieme, ma mi è difficile capire se, diciamo, viene prima l'uovo o la gallina. Invece,
se io voglio cercare di capire se un fenomeno causa l'altro, la procedura diciamo più idonea è un esperimento in cui io modifico una realtà, uno stato di cose, per esempio uno stimolo, e vedo che cosa succede. Esattamente quello che Augusto Vitale ci diceva prima nell'ultimo esperimento con le scimmie, in cui i ricercatori hanno preso il suono e hanno visto, l'hanno introdotto o tolto dall'ambiente delle scimmie, e vedevano come si modificava il comportamento in quel caso. Bene, quello che abbiamo cercato di fare è stato, facciamo un esperimento per cercare di vedere se gesti diversi producono effetti diversi nell'interlocutore. E quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto una procedura in cui vedete, scuso per l'inglese, ma insomma più che altro per le immagini, e vi spiego rapidamente. Abbiamo sostanzialmente preso un'attrice professionista, e anche qui diciamo adesso vado un po' per le spicce, insomma, ha pronunziato lo stesso discorso, che era un discorso che cercava di convincere l'interlocutore, cioè uno studente universitario, che era bene alzare le tasse, quindi un argomento abbastanza scottante, e cercare di vedere se questo discorso otteneva qualche successo, cioè convinceva lo studente che fosse bene alzare le tasse. Il verbale era sempre lo stesso. Perché abbiamo preso un'attrice professionista? Perché gli attori professionisti sono particolarmente capaci e abili di gestire, di mantenere costante o modificare il piacimento sia la parola che i gesti e il corpo. Allora, questa persona, base a una procedura standard che avevamo messo a punto attraverso una serie di prove preliminari, pronunciava sempre lo stesso discorso, volto a convincere gli studenti che era bene alzare le tasse, però lo faceva in 5 modi diversi, quindi cambiando i gesti ogni volta. Erano ovviamente video registrati e abbiamo escogitato diciamo 5 soluzioni in cui ogni volta era solo un tipo di gesto a essere prodotto, quindi in un caso il gesto ideativo, quello che esprime il contenuto, in un altro caso i gesti conversazionali, cioè quelli che accompagnano la struttura del discorso, e negli altri due casi dei gesti adattatori di automanipolazione o di manipolazione di oggetti, e poi c'era una condizione di controllo senza gesti. Tanto per farvi capire come erano questo tipo di messaggi, ecco qui abbiamo un esempio, vediamo se si sente. Questo, avete visto, era l'inizio dell'attacco del discorso senza gesti, ma lo stesso tipo di cosa l'abbiamo fatto, per esempio, con i gesti, adesso non ve le faccio vedere tutte per brevità, vediamo gli autoadattatori, diciamo, quelli di automanipolazione. La prima cosa che per me è importante sottolineare è che sono del tutto favorevole a questo provvedimento. A mio parere ci sono moltissime ragioni per essere favorevoli all'aumento delle tasse universitarie del 20%. Prima di tutto questo provvedimento è e così via. Vediamone adesso uno di un altro tipo diverso, un esempio coesivi o ideativi. Vediamo ideativi. La prima cosa che per me è importante sottolineare è che sono del tutto favorevole a questo provvedimento. A mio parere ci sono moltissime ragioni per essere favorevoli all'aumento delle tasse universitarie del 20%. Prima di tutto questo provvedimento è è chiara la logica, facciamo vedere ovviamente a persone diverse lo stesso discorso ma accompagnato da gesti decisamente diversi in quelle 5 condizioni, e andavamo a misurare alcune cose. Adesso qui ci sono alcuni risultati. Allora, uno tra i vari risultati che abbiamo visto, abbiamo misurato dove le persone guardavano. Allora, come vedete, con uno strumento che si chiama eye tracker, che ci consente di capire dove la pupilla fissa, vediamo che in generale le persone fissano più il volto, e questo è normale. In seconda priorità le mani, quindi questo ci fa capire che le mani dopo il volto sono l'aspetto più importante. Questo primo risultato, vedete, ci fa capire che le persone fissavano di più gli azzurri e i gialli, che sono oggetto adattatori e autoadattatori, fissavano di meno i gesti invece legati al discorso. Questo già ci fa capire che se uno fa dei gesti di manipolazione di se stesso di un oggetto, le persone portano l'attenzione sul gesto. E questo è già un primo dato. Questi dati ci fanno poi vedere, noi chiedevamo alle persone dopo che avevano visto questa persona di rispondere a alcune domande.
di impressioni che avevano sulla persona o sul contenuto del messaggio e anche sulla decisione che prenderebbero se fossero convinti o meno. E vedete, i risultati ci dicono che la persona nelle prime due colonne, cioè gesti ideativi e coesivi, rispetto agli oggetti adattatori e soprattutto agli autoadattatori, ricevono un'impressione della persona che parla come più competente, più calma e tranquilla, più persuasiva e più efficace. Quindi questo ci fa capire che le persone, quando parlano, diciamo, quando parliamo con dei gesti o coesivi che accompagnano e rinforzano la struttura di quello che diciamo, o ideativi che proprio ne rappresentano il contenuto quasi come in un'immagine, sono più, appaiono più competenti, più calmi, più persuasivi, più efficaci, anche se le parole sono esattamente le stesse e il contenuto è esattamente lo stesso. E sono guardati di meno, quindi questo ci fa supporre che i gesti cosiddetti, diciamo, poco efficaci o meno efficaci, in qualche modo attraggono più l'attenzione e quindi probabilmente distraggono anche la persona. Quindi sono gesti che vengono guardati di più e che poi alla fine, alla resa dei conti, non conviene. Questo poi l'abbiamo verificato in una serie di studi successivi anche con altre misure, adesso faccio vedere soltanto le cose principali, abbiamo dettagliato in più anche delle misure automatiche sulle quali, cioè non consapevoli della persona, che anche ci fanno supporre che ci sia già una differenza non solo consapevole ma in parte anche differenza inconsapevole, ma vedete, se andiamo a vedere tante altre misure, per esempio la persona che fa questi gesti più ideativi o più coesivi, cioè che accompagnano più le parole, sembra anche, l'abbiamo visto, già più competente, ma anche più sincera, più influente, piace di più, più dominante, ha uno stile comunicativo più efficace, sia nelle parole che nei gesti, e questo è importante anche, ci si distrae di meno, quindi non solo i gesti poco efficaci vengono guardati di più, ma anche la persona è consapevole di essere stata distratta. Quindi, queste sono misure poi finali, risulta più comprensibile, quindi quello che ha detto è capito meglio, risulta più persuasivo e addirittura andando a misurare anche il voto finale, acquisisce più contenuti. Cioè se veniva chiesto alle persone, voteresti a favore di questo aumento delle tasse, quando i gesti erano efficaci, cioè di tipo ideativo o coesivo, ottenevano un maggior consenso in termini anche di intenzioni di voto. Poi abbiamo fatto anche alcune misure di tipo fisiologico sulle quali adesso ecco, questo tipo di esperimento quindi ci fa capire come manipolando alcuni di questi aspetti sia possibile proprio capire se c'è un legame di causa-effetto, cioè laddove un gesto è presente o assente comporta conseguenze diverse, in questo caso più o meno, diciamo, socialmente desiderabili. Questo, diciamo, è un aspetto dello studio della comunicazione non verbale. Ci sono altri studi che ci mostrano come il nostro comportamento non verbale non solo influenza l'altra persona, ma può addirittura influenzare noi stessi. Vi faccio brevemente vedere alcuni frammenti di un video che credo molto interessante, potete anche rintracciare su internet perché dura 20 minuti, adesso vi faccio vedere solo poche slide di risultati, ma se volete avere ve lo raccomando anche perché è esposto in inglese, quindi in inglese, però c'è una collega dell'Università di Harvard che tra l'altro collega perché lei studia queste cose anche a una sua vicenda personale, quindi sono 20-21 minuti ma è molto interessante da seguire. Allora, questa collega ha fatto la seguente cosa, ha fatto la seguente ipotesi, ha studiato un altro parametro, che è la postura, non parlo più dei gesti delle mani, ma la postura, quindi vedete come noi teniamo il corpo, ed era interessata a capire se le posture cosiddette dominanti o non dominanti, più sottomesse, comportano delle differenze non solo nel nostro interlocutore, ma anche per noi stessi, se ci fanno in qualche modo sentire, hanno delle conseguenze diverse per noi stessi. Cosa ho fatto? Ho fatto un esperimento confrontando posture più o meno dominanti, cioè chiedeva alle persone, qui vediamo alcuni esempi di foto della sua procedura, di assumere per alcuni minuti, un paio di minuti, delle posture dominanti, queste che vedete high power poses sono dominanti, cioè di alto potere, uomini e donne, che tra l'altro si associano bene all'esempio che il collega faceva prima sul gorilla, mi pare che fosse, che aveva una postura, di solito le dominanti sono tese a occupare spazio, invece vedete quelle poco dominanti, la persona occupa meno spazio, si ritrae un po' su se stessa.
E è interessante vedere, ecco, questa è la procedura che ha utilizzato, vedete, misurava a sinistra prima gli ormoni, in particolare il cortisolo e il testosterone, poi chiedeva alle persone di stare o in una posizione dominante o in una sottomessa, poco dominante, poi gli chiedeva di fare delle scelte, scelte che comportavano una scelta di maggiore o minore rischio, e rimisurava gli ormoni alla fine. Quindi l'ipotesi qual era? Vediamo se la postura più o meno dominante influenza sul comportamento della persona che l'ha adottata, e comprendendo sia dal punto di vista fisiologico che psicologico comportamentale. Allora, qui abbiamo il primo risultato. Vedete, rischiano di più le persone in una, che hanno avuto una postura più dominante, cioè se io assumo una posizione più dominante divento più sicuro e in una condizione in cui posso scegliere tra rischiare di più o di meno rischio di più, quindi dimostro più assertività, più sicurezza. Testosterone aumenta, vedete? Se ho una postura dominante produco più testosterone, quindi un ormone che mi facilita questi comportamenti, mentre l'ormone del cortisolo, che è più indicatore di stress, vedete, in una posizione dominante diminuisce. Quindi questo ci fa capire che il comportamento non verbale, qui abbiamo usato un esempio diverso, non solo influenza il nostro interlocutore, ma può addirittura influenzare il modo in cui le nostre azioni sostanzialmente, in questo caso la postura dominante ci spingeva a essere così, più decisionisti, più assertivi, più ad affermare maggiormente lo stesso, anche prenderci dei rischi maggiori, supportato anche da delle modificazioni fisiologiche in termini ormonali, quindi una riduzione dell'ormone dello stress e un aumento di ormoni invece più confacenti all'azione e alla presa di decisione. Credo che con questi due esempi abbiamo un po' visto quindi come sia importante la comunicazione corporea per i nostri simili, ma anche, come in questo secondo esempio, per noi stessi. Spazio alle domande che vengono da tutti voi. Una cosa metodologica su questo ultimo esperimento. Lei assegnava la postura, non lasciava che si autoassegnasse la postura. Sì, sì, ovviamente è importante che come dire, la richiesta di assumere la postura veniva fatta dallo sperimentatore, questo per dire, bilanciare anche i possibili fattori, il fatto che uno possa essere per ragioni o di personalità o di momento di vita particolare assumere una certa postura e quindi l'effetto dovuto non tanto alla postura assunta quanto a una serie di altri fattori che sarebbero a monte e sarebbero la vera causa. Insomma, in questo modo siamo sicuri, come dire, che la causa è effettivamente la postura e non un'altra possibile variabile che avrebbe a sua volta influenzato la postura. Ho una domanda. Quando ho parlato del verso della scimmia che trova il frutto, sì, e c'era l'indecisione se questo fosse un'espressione di contentezza oppure una comunicazione, sì, ma in realtà le cose non si potrebbero sovrapporre, sì, cioè se io mangio qualcosa e dico che buono, non è che sto per forza invitando qualcuno, sì, mi domando un attimo come assolutamente sì. Sì, sì, si possono benissimo sovrapporre, una non esclude assolutamente l'altra. Nel nostro caso particolare è interessante capire perché mai, se tu trovi una cosa particolarmente buona, vuoi farlo sapere agli altri, perché dovresti con le risorse delle per te. Poi c'è effettivamente una ragione che noi pensiamo che questo sia effettivamente un segnale comunicativo, è perché le scimmie mistiti sono estremamente predate, quando si mangia si è più vulnerabili, se chiami gli altri a mangiare insieme a te, il vantaggio che hai da avere i compagni vicino che sono in grado di vedere un predatore e maggiore del svantaggio che ha di vedere una risorsa, e quindi quello diventa un segnale funzionalmente comunicativo, diciamo. Anche e questo è un segnale comunicativo agli altri, no? Che sta mangiando, che il cibo è buono, si può mangiare, e anche un fattore di solidarietà, per
perché se il gruppo sta bene, anche io sto bene, insomma, quindi più siamo quasi felici, quindi più siamo bene e più tutto il gruppo è bene, quindi insomma, tutto il gruppo sta bene, anche io, quindi più sto bene. Non nasce il concetto di solidarietà. Ora io sono uno di quelli che asserisce che gli animali hanno solamente emozioni e in qualche modo anche hanno qualche forma primitiva di empatia. In effetti la cosa interessante è che noi sospettiamo che un suono molto simile al suono del cibo buono viene emesso quando c'è gioco, che è una di nuovo situazione di grande benessere, di grande stiamo bene. In effetti quindi non siamo molto lontani da quello che lei ha detto. Questo deve essere un suono che in qualche modo potrebbe anche voler esprimere, antropomorfizzando molto, una situazione comunque di benessere, di rischio. Ci sono state già 4 domande nello specifico, stiamo prendendo l'ordine. Allora abbiamo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, momento facciamo. Augusto, scusami, ma avevo una domanda da farvi, ma prima volevo chiarire una cosa con te, anzi prima devo fare una comunicazione, pare che ci sia la notte dei musei all'università, ma non so quale giorno, sono arrivato qui impreparato, visto che lei ne ha parlato, volevo dire a tutti quanti di stare attenti perché finalmente riproporranno la notte dei musei all'università e questo è molto utile per tutti. Ritorno al problema. Il problema è questo, effettivamente bisogna pensare che la nostra attitudine, diciamo l'attitudine degli animali alla caccia è accompagnata anche da una, soprattutto nella specie umana, da un'attività di raccolta che era spesso attribuita alla componente femminile all'interno delle società umane. Questo fatto è abbastanza interessante perché è collegato anche a un altro aspetto. Il fatto di essere prede, cioè non siamo solo cacciatori, siamo anche prede, soprattutto la specie umana che è così abbastanza debole e quindi in qualche modo l'attività di predazione nell'uomo è limitata da questo essere anche preda e appunto in certe società, soprattutto in Neanderthal, avvenivano dei grossi problemi dal punto di vista dell'aggressione di animali, perché la società ancora non era efficiente dal punto di vista della divisione del lavoro all'interno della società. Allora io volevo fare una domanda. Effettivamente, questi aspetti poi diversi che magari più a lui, al collega Buonaiuto, psicologo. Un aspetto interessante è quello che riguarda il polimorfismo nella specie umana, cioè quanto questo polimorfismo nella specie umana, soprattutto nei caucasici, se ne vede moltissimo, in altre popolazioni è meno evidente. Volevo sapere quanto influenza questo aspetto la comunicazione non verbale o verbale, perché c'è un'attitudine alla repulsione o all'attrazione dei diversi. Questo è molto importante anche dal punto di vista sociale. Grazie. Domanda molto ovviamente complessa e molto ampia, e quindi proviamo a dare alcuni spunti. Allora, intanto sì, sicuramente il problema somiglianza-diversità è, come dire, una leva fondamentale, questo in tutta la comunicazione verbale e non verbale. Ci sono ampie messe di studio, addirittura c'è un modello teorico appunto chiamato la somiglianza-attrazione che ci fa capire attraverso una serie di studi che tutte le volte che noi troviamo uno stimolo, ma io più specifico, una persona che è simile a noi o in cui possiamo enfatizzare o trovare
delle somiglianze fisiche o anche di altro tipo, biologiche, eccetera, automaticamente scatta una valutazione più positiva della persona, una disponibilità all'affiliazione, una disponibilità all'avvicinamento sia fisico che psicologico. Quindi la somiglianza giocata su qualunque diciamo, livello e parametro è una carta, diciamo così, vincente di avvicinamento. Tra queste quindi anche l'aspetto fisico, tutte le componenti corporee e non verbali che fungono da mediatori per avvicinarci all'altro sono sicuramente un elemento dal punto di vista sociale vincente. Un altro, diciamo, componente forse della sua domanda riguarda il fattore universalità o relatività dei processi e dei fenomeni. Allora, ci sono sicuramente molte componenti della comunicazione corporea e non verbale che sono universali. Una l'abbiamo citata prima, le espressioni facciali delle emozioni, ormai è stato dimostrato ampiamente in tanti studi, da Darwin, poi ripreso esattamente un secolo dopo da Ekman e Friesen, hanno dimostrato che il modo in cui noi esprimiamo le nostre emozioni con i movimenti del muscolo e dei muscoli della faccia sono sostanzialmente universali, perché vengono fatti con gli stessi movimenti in appartenenze alle etnie diverse e vengono riconosciute e attribuiti gli stessi significati anche quando noi le vediamo in persone che non appartengono alla nostra etnia. Per esempio, nel caso dei gesti delle mani, noi abbiamo provato a applicare la stessa tassonomia che vi ho presentato poco fa in delle diadi di donne del Burkina Faso che parlavano il burkinabè, il loro dialetto, e o in altro momento la lingua francese. I gesti prodotti sono quelli. Cambiamo magari la frequenza con cui certi gesti compaiono, questo sì, però i tipi di gesti quelli sono, quelli erano, e grosso modo anche le funzioni. Quindi, come dire, ci sono tanti mattoni della comunicazione corporea che sono di fatto universali. Poi magari cambia la frequenza con cui questi mattoni, questi fenomeni compaiono a seconda delle culture, poi ci sono anche sicuramente altri componenti della comunicazione corporea. Pensiamo per esempio a tutto l'aspetto esteriore, che invece hanno grandissima variabilità culturale, magari presiedono le stesse funzioni, cioè servono per esempio a segnalare una maggiore o una minore diversità di appartenenza del gruppo, però con una serie di codici molto specifici addirittura all'interno della stessa cultura, variando da gruppi sociali ad altri. Quindi, come dire, ci sono degli elementi che presiedono in maniera molto universale la nostra comunicazione corporea, in taluni casi anche proprio i movimenti e i codici sono gli stessi, in altri casi magari cambiano le forme con cui si manifestano o le regole, le modalità di espressione, ma le funzioni rimangono abbastanza universali. Ma essenzialmente, chiedo scusa, una precisazione, ma essenzialmente è legato a una attrazione o a una repulsione? Cioè mi sembra che la comunicazione non verbale spesse volte, se esercitata sul diverso, diventa una repulsione dal discorso che ha fatto. Invece dal punto di vista dell'attrazione esistono delle componenti attrattive nella diversità, nell'incontro con lo diverso, quanto più cerchiamo di creare un terreno comune, tanto maggiormente la relazione dovrebbe avvantaggiarsi. Quindi se io adotto uno stile comunicativo, cioè in tutti i parametri che vogliamo, che in qualche modo mi porta vicino al mio interlocutore, tanto più la vicinanza dovrebbe crearsi e quindi stabilire un terreno comune. E quindi ovviamente se io mi trovo, questo lo vediamo del resto tutti noi, tutte le volte che noi andiamo in un contesto sociale diverso, no? E cosa facciamo? Cerchiamo di adattarci nel modo in cui ci sediamo, nell'abbigliamento che indossiamo, di prepararci a quella situazione, no? Non andiamo a una festa elegante e vestiti in modo trasandato o viceversa, ci vestiamo con una maniera elegante per andare in un posto molto informale. E questo già ci fa capire che noi ci prepariamo corporeamente, non verbalmente, a trovare un terreno d'incontro con la persona. Quindi lo facciamo strategicamente a monte, facendo delle scelte che poi saranno, come dire, rivelate dopo, ma lo facciamo anche, se vogliamo, in tutti i secondi, i minuti che passano nell'interazione. Questi sono degli studi, per esempio, che dimostrano che soprattutto quando cerchiamo di coinvolgere, di avvicinare l'altro interlocutore, i due movimenti corporei diventano o speculari o comunque simili, no? Cioè c'è un adattamento reciproco, proprio perché cerchiamo, come dire, non soltanto con le parole ma anche
con la postura che adottiamo, con l'orientazione, eccetera, di in qualche modo renderci simili al nostro interlocutore. Cioè, questa... Per esempio, per lui Stiti, adesso gli chiedevo la. Sì. Lo tu hai trovato anche queste interazioni intraspecifiche che possono in qualche modo essere interessanti. Cioè accoglienza, sì. Non accoglienza. Beh, ci sono stati gli studi in cui si è visto che, per esempio, del repertorio vocale, se tu metti diversi gruppi in cattività, in diverse gabbie, in uno stabulario, questi gruppi non si sono mai sentiti, dopo un po' di tempo i gruppi vocalmente sono meno distinguibili di quando sono arrivati la prima volta. Quindi c'è una sorta di adattarsi a, diciamo così, alla popolazione. E d'altra parte noi abbiamo fatto appunto degli esperimenti sempre su quei richiami da cibo e noi abbiamo trasmesso gli stessi richiami a degli animali che stavano al nord, in un altro stabulario che non avevo mai visto, e la risposta non era così immediata, non la riconoscevano così, così immediata. E noi avevamo pochi animali per andare avanti, ma c'era una tendenza a rispondere più prontamente se la vocalizzazione veniva dalla tua famiglia che non da un'altra famiglia, quindi c'è comunque un cercare di diventare più simili, insomma. Poi chiaramente nei primati laddove la socialità è così, e poi le riusciti sono ancora più particolari perché sono una specie dei primati, forse una delle specie più cooperative in assoluto, la famiglia è una sorta di unità molto coesa socialmente, quindi ancora di più bisogna essere parte di quella famiglia. Sale, mi rifaccio alla ricerca, quella in cui si era tenuto fermo la parte verbale, sì. No? Quella era sempre identica, e invece si modificava la postura, e questo aveva permesso di identificare l'influenza della postura, di gesto. Mi chiedo, per capire come questo doppio binario possa essere anche gestito volontariamente in qualche misura, e ci sono state anche delle ricerche per vedere invece, mantenendo una stessa testualità, di modificare il contesto, cioè non saprei come organizzarla, ma come dire, valutare in che misura, diciamo, qual è il peso del testo, della vocalità, della parte parola rispetto a quello testuale. Sì, dunque, se ho capito bene, intende modificare il verbale, sostanzialmente. Sì, in effetti nel primo studio che noi facevamo, poi per semplificare l'abbiamo lasciato da parte, ma avevamo fatto due testi verbali in cui il contenuto era esattamente lo stesso. Quello che cambiava non era tanto il contenuto, ma il modo in cui il contenuto era organizzato attraverso il verbale, perché diciamo anche sul verbale noi possiamo in qualche modo giocare, cioè possiamo usare per esempio più dispositivi retorici, possiamo usare più marcatori linguistici, cioè lo stesso contenuto, in quel caso specifico l'aumento delle tasse, io lo posso esporre in modo, come dire, in un linguaggio che chiameremo powerless, più povero, più semplice, o un discorso più in qualche modo retoricamente efficace, organizzato, cose che conoscevano già i retori del IV, V secolo avanti Cristo, no? Da Protagora in poi e tanti altri. Cioè, se io per esempio nell'esporre un punto dico che l'aumento delle tasse è importante per tre buoni motivi, il primo motivo è questo, il secondo è quest'altro, ho fatto per esempio quello che si chiama una lista tripartita. Se dico per esempio che è assolutamente importante aumentarle perché se no le conseguenze sarebbero catastrofiche, faccio una formulazione estrema. Cioè, attraverso tutti questi artifici retorici, dispositivi retorici, io posso in qualche modo rendere più colorito, se volete impacchettare meglio i miei contenuti. I contenuti sono gli stessi, ma sono in qualche modo organizzati meglio. Solo dal punto di vista linguistico, ma probabilmente anche dal punto di vista cognitivo, il fatto di citare uno, due, tre motivi aiuta per esempio magari la memorabilità di quello che sto dicendo. Quindi ci sono anche delle strategie con cui io posso organizzare il mio contenuto verbale, che rimane sempre lo stesso, per renderlo più chiaro o più memorizzabile al mio interlocutore. Ripeto, cose conosciute già nel 2000 o 2500 anni fa, e anzi una volta venivano insegnate e studiate con grande cura e dovizia, e quindi gli effetti erano
diciamo, di una maggiore efficacia del discorso organizzato in quel modo, anche se gli effetti dei gesti tutto sommato poi erano abbastanza presenti in entrambi i casi. E c'è un'influenza del testo sul gesto? Abbiamo visto l'influenza del gesto sull'efficacia del testo. Sì. E viceversa? Dunque, in quel caso sarebbe dovuto essere un effetto diverso, avremmo dovuto avere un effetto diverso del gesto nei due discorsi che adesso vado a memoria, ma non mi pare di ricordare che ci fosse particolarmente. Però è possibile pensare, formulare un'ipotesi che avrebbe verificata, per esempio, di se come posso dire, il gesto è efficace di per sé, che forse è un altro aspetto della sua domanda, o la sua efficacia in qualche modo condizionata a una coerenza con lo stile verbale, e cerco di essere più specifico. Cioè, per esempio, abbiamo detto posso avere due stili verbali, lo stile verbale, diciamo così, più ricco, più retorico, e quello più semplice. Potrebbe essere che una gestualità più efficace, più ricca, più magari assertiva, sia più efficace col discorso più retorico, mentre una gestualità, diciamo così, un po' più insicura, un po' più dimessa, vada magari meglio con un discorso più semplice. Questo potrebbe essere un'ipotesi che uno potrebbe verificare con un esperimento in cui cerca appunto di confezionare questi messaggi, dove c'è una sorta di allineamento o coerenza tra uno stile più dominante sia verbale che non verbale e uno stile più dimesso sia verbale che non verbale. E questo potrebbe carire, però non le saprei rispondere in questo momento, però potrebbe essere anche un esperimento da fare per vedere se non è importante il gesto in sé, ma la sua coordinamento con... C'è un altro esperimento però che abbiamo fatto che in parte forse può essere anche farci capire come il gesto dipende anche dal contesto, dalla sua efficacia, cioè abbiamo studiato lo stesso fenomeno di prima nelle discussioni di gruppo, in particolare in discussioni a 4 gruppi o 8 gruppi. Nelle discussioni a 4 gruppi più o meno tutti prendevano la parola e infatti i gesti più, diciamo, dominanti, cioè coesivi e deviativi, non erano correlati a un'impressione di maggior dominanza alla fine del gruppo che si chiedeva a tutti i partecipanti, mentre nel gruppo a 8 sì. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il gruppo a 4 è un contesto probabilmente non particolarmente competitivo, dove io per emergere non ho bisogno di ricorrere a uno stile gestuale più enfatico, mentre nel gruppo a 8, dove c'è più competizione perché per parlare è più difficile, fare quel tipo di gesti che abbiamo visto era efficace, portava a essere più riconosciuti come più leader e più dominanti del gruppo. Quindi questo è anche un buon esempio, mi ha fatto ricordare un altro studio che abbiamo fatto, in cui l'efficacia del gesto non è assoluta, ma dipende dal contesto e laddove c'è più competizione uno stile più assertivo paga. Domando se c'è cose molto umane. Dunque no, sì, c'erano qui, scusate, abbiamo ancora prima, cioè, facciamoli magari tre insieme, così una, due, tre. Sì, perché così magari andiamo un po' più, magari ci sono domande consigli. Sì. Allora, avete parlato dell'importanza del non verbale rispetto al verbale, in entrambi i campi sembra anche predominante sotto alcuni aspetti nell'influenza che può dare, cioè è sostanzialmente molto più presente rispetto al verbale, per quanto riguarda il mondo animale è preponderante, per quanto riguarda l'uomo abbiamo visto che è un aspetto molto, molto rilevante. Tuttavia abbiamo visto che accompagna anche l'efficacia della comunicazione, e quindi l'importanza di riuscire a ottenere quello che vogliamo comunicare, l'obiettivo di chi comunica, e mi sembra attinente ai principi della programmazione neurolinguistica. Quindi volevo capire secondo voi quale può essere la relazione e qual è l'efficacia in realtà della programmazione neurolinguistica per avere, conoscendo i mezzi quindi della comunicazione anche del non verbale, per essere più efficace nel comunicare un messaggio. No, infatti basta così, basta così, per un altro po' di passa, facciamo un altro grado di microfono. Ah, io volevo fare due domande in realtà. Una era riguardo a cosa pensate di linguaggio dei segni,
diciamo, quindi a proposito di gesti, perché di linguaggio. E l'altro invece era riguardo alla risata come forma di comunicazione, perché io lessi che insomma, Lorenz diceva che probabilmente la risata derivava in realtà da una ridirezione dell'aggressività, e mi chiedevo se insomma cosa ne pensaste. C'era una terza? Sì, in realtà c'era una domanda lì prima, ce ne sono altre due prima, scusate, siamo in... giustamente rispettiamo ancora. Professor Bonio, mi chiedevo, le ultime slide che si sono viste, quelle sui risultati della predisposizione a un voto positivo, mostrava anche una quinta traccia che mi è sembrato fosse quella del solo audio. Quindi mi chiedo, quanto è davvero importante la comunicazione non verbale tutti e due gli schemi, cioè avere soltanto audio è davvero molto poco significativo rispetto ad avere anche una comunicazione verbale? Già queste tre difficili. Dunque, oddio, allora, la risata, dunque la risata, sì, Lorenz diceva che era una, diciamo così, una deviazione dall'aggressività, in effetti sono alcune cose che ci fanno pensare che Lorenz poi aveva ragione, per esempio degli scimpanzé, quello che noi consideriamo essere una risata è il, praticamente la forma del aprire la bocca a far vedere i denti, che è una forma aggressiva, solamente se si fa vedere i denti, cioè coprendo i denti avendo la bocca aperta, che è il tipo di espressione facciale che fanno quando giocano, che è la cosa più che ci viene in mente, che può essere vicino a un'espressione comunque di benessere e di risata. Quando sia comunicativo io questo non lo so, diciamo, rientra in un momento di rilassamento generale, di gioco, comunque una situazione potrebbe rinforzare una situazione positiva. La programmazione neurolinguistica ahimè mi manca, non so esattamente cosa vuoi dire esattamente, non essendo io un neuroscienziato mi trovo impreparato su questa cosa. Utilizzarlo in modo più efficace per mandare un messaggio? No, questo non lo so, forse ha detto la mia ignoranza. Dal punto di vista retorico, creare una formulazione più adeguata di un messaggio diventa più efficace per questo messaggio. C'è un conto. Ma questo è in caso della comunicazione verbale? No, viene affiancato dal non verbale, dalla gestualità o dal verbale, l'utilizzo dei toni, il ritmo. Questo io non lo so, veramente non so rispondere a questa domanda. Sì, ma onestamente anch'io non la conosco, quindi non mi sento di esprimere cioè so che è citata, so che è usata, però prevalente, quel poco che ne so prevalentemente in ambito applicativo, però non conosco bene. Diciamo scienze di comunicazione e che ruotano intorno all'ipnosi ericksoniana. Sì, sì. Quindi credo, diciamo, vorrei dire cose. Quindi adesso se la domanda era più generale, mi sembra che ci sono un po' degli aspetti di cui stiamo parlando, cioè che ci sono una serie di componenti della comunicazione corporea che appunto accompagnano necessariamente la produzione verbale e che quindi se si cerca di acquisire delle conoscenze su quali sono quelle più o meno proficue uno può come dire, apprendere o cercare di ricordare, quindi di prestare attenzione a quelle che può essere più utile mettere in atto a seconda dell'interlocutore, a seconda del contesto e così via, cioè tutto quello che normalmente un bravo, un buon attore sa o anche ha nelle tante altre professioni che hanno a che fare interrogare, interagire con le persone, con testimoni, con persone, una serie di skill o di abilità che alcune professioni, alcuni mestieri in qualche modo acquisiscono perché hanno una grande esperienza nel dover capire, interpretare, leggere l'altra persona o nel dover cercare di convincerla, di persuaderla, eccetera, eccetera. Pubblicitare, sì, ma per dire anche tante, pensiamo anche ai politici. Ma un uso anche per esempio che potrebbe essere
dire, migliorato nella comunicazione medico-paziente, per esempio, no? Cioè, quante volte è molto importante, per esempio, che un medico conquisti la fiducia del proprio paziente e ovviamente la utilizzi nell'interesse del paziente. Questo è un altro problema, diciamo, però è importante, come dire, che il paziente non solo venga informato delle, per esempio, dei medicamenti, delle medicine che deve prendere, ma anche in qualche modo persuaso del fatto che lo debba fare e che lo faccia veramente, no? Che quindi segua i consigli del medico e così via. Quindi ecco, questo è un ambito in cui sicuramente riuscire a migliorare la propria comunicazione col paziente, sia nel momento in cui lo devo ascoltare, devo capire che cosa mi porge, sia nel momento in cui io porgo a lui una possibile terapia, riuscire a farlo nella maniera più efficace possibile è importante, diciamo, perché altrimenti il farmaco non funziona da solo, no? Se no non viene accolto. Poi dunque il linguaggio dei segni è molto studiato, io non l'ho studiato, però le dico solo un nome, non so, qui a Roma, Virginia Volterra, ma tra l'altro al CNR, c'è proprio sì. CNR qui a Roma, un gruppo che studia il linguaggio dei segni, è famoso a livello internazionale, quindi c'è tutto un settore, un ambito di studi che ha moltissima ricerca e grande credito e viene studiato moltissimo. C'è tutta una componente ovviamente anche sui processi cognitivi, le persone che non sono punto eccetera, quindi c'è tutto un filone che ha una grandissima tradizione di ricerca anche italiana. In un certo senso non assomiglia di più al linguaggio verbale, nel senso che è una grammatica. Sì, ha tutto un appunto, come dire, per questo stavo, diciamo così, elegantemente cercando di spiccolare, perché non è il mio settore, lo confesso, quindi anche se può sembrare, ecco, la stessa cosa, dice, beh, sempre i gesti delle mani sono, no? È completamente diverso, perché sono gesti delle mani che non accompagnano il verbale, ma lo sostituiscono. Quindi apparentemente il movimento fisico, se volete, può sembrare molto simile o quasi la stessa roba, ma dal punto di vista psicologico e anche la codificazione è completamente un altro fenomeno, no? Quindi il fenomeno, e forse ecco, questa domanda ci può aiutare anche a capire questo, cioè molto spesso i fenomeni della comunicazione corporea, soprattutto nel caso della comunicazione umana, non sono mai solo l'atto, il movimento che noi vediamo, ma vanno rapportati al contesto, a quello che veniva detto, ad esempio nella codifica, nei gesti, prima l'ho fatto vedere quelle codifiche, ma se noi andiamo in una situazione reale a codificare quali gesti una persona ha fatto o non ha fatto, non riusciamo a farlo solo guardando il gesto, dobbiamo anche sentire le parole che la persona stava pronunciando per decidere se è un gesto di tipo coesivo, deittico o quant'altro. La traccia audio. Poi la traccia audio era, diciamo, una delle condizioni, come quell'hanno gesti, diciamo, sono un po' due condizioni di controllo, cioè le mettiamo perché ci aspettiamo che abbiano un effetto probabilmente intermedio, stiano alla media, oppure diciamo, le mettiamo perché vanno messe come condizioni di controllo. Quelle che ci interessano sono le altre quattro condizioni che confrontiamo soprattutto tra di loro, poi non abbiamo su quelle ipotesi particolari, cioè se devono funzionare meglio o peggio di quelle con i gesti, senza o di un gesto di gesto o di un altro. Probabilmente, ecco, noi questo l'abbiamo fatto in un contesto culturale italiano, posso ipotizzare che in culture non latine, dove tipicamente la gestualità o è meno frequente o anche semplicemente meno ampia, la condizione non gesti forse risulti meglio di quanto non risulti per esempio da noi, però è un'ipotesi da verificare. Io però veramente una domanda su questo che la volevo fare, perché era rispetto alla la dominanza, diciamo, al fatto di riscuotere il consenso, sono un po' due le cose che mi vengono in mente. Uno è come succede negli animali, cioè se c'è, appunto, visto che si parlava di posizioni di dominanza rispetto in un gruppo, quindi poi se questo dipende dal tipo di gruppo, dall'ampiezza, eccetera. E mi chiedevo se ci sono analogie, cioè gesti simili, per esempio, che hanno in comune con i primati, oppure gesti che hanno cambiato, per esempio il gran risata pare che sia questa cosa.
E mi chiedevo se c'è un modo, perché ho parlato dei politici, di capire se certe invece gestualità è usata in modo intenzionale, quindi immagino per mentire, cioè se c'è un modo, di, proprio rifacendomi all'origine della prima idea del Capricenza, se c'è un modo per capire se si mente negli umani, per esempio con il non verbale, e se gli animali mentono. Dunque, posture eccetera, assolutamente sì, cioè se uno va in un gruppo di babbuini o di macachi si vede subito che è dominante, da come si ferma, da come si pone, da come allarga le spalle, da come sta... Si diventa dominanti. Dunque, si diventa dominanti, se appartiene a una famiglia che tradizionalmente è dominante, lui si dice it helps, aiuta. Si può però diventare dominante, si può soprattutto può diventare dominante. C'è tutta una serie di contesti, però per esempio si vede che il dominante non è necessariamente più forte fisicamente, ma può essere quello che si pone da dominante, si comporta da dominante. Quindi sì, c'è il comportarsi da dominante nella società di primati, anche il fatto a come ti muovi, e come vai in giro, e come porti in giro la tua dominanza. Quindi quello sì. Dunque gli animali mettono, allora questo apre praticamente apre quello che è lo scottantissimo tema della teoria della mente, perché gli animali mettono fra di loro. Una delle possibilità sarebbe se sanno che chi c'ha davanti non sa quello che tu sai, e questa è una cosa sulla quale specialmente anche i primatologi si bisticciano da anni ormai, tanto che ormai non se ne parla più nemmeno tanto di teoria della mente, la si chiama in altro modo per non scoprire le carte che sta studiando la teoria della mente. Si sa sicuramente i scimpanzé arrivano sicuramente a capire tu sai che io non so, per esempio si è visto perfettamente, ci sono degli studi chiari in cui allo scimpanzé veniva insegnato dove era nascosto del cibo, quindi faceva entrare altri scimpanzé che non sapevano dove era il cibo, e lo scimpanzé che aveva questa conoscenza portava gli altri scimpanzé da un'altra parte, quelli cercavano il cibo da quella parte e lui correva dietro, e quindi aveva questo. Quindi hanno questo tipo di sofisticazione, questo ce l'hanno, e questo delle volte li porta appunto a mentire. C'è tutta una, c'è stato a un certo punto quella che aveva chiamato intelligence, che era l'idea che i primati avessero l'intelligenza sociale dove l'imbrogliare il prossimo era una delle cose dopo. Sono un po' mode, nel senso che poi improvvisamente poi se non se ne parla più, poi se ne parla di nuovo, però insomma c'è ancora molto da sapere, non sappiamo ancora quasi niente. Sì, è un argomento veramente molto affascinante, ma molto spinoso e molto difficile. E uno dei motivi principali per cui lo è che è anche possibile capire qualche cosa, però il dato è molto individualizzato, perché si può dire, ecco, che il parametro, diciamo, uno dei parametri più, diciamo così, anche più attendibili in base alla ricerca è la voce, il tono della voce, si diventa più appunto le variazioni, ma non è mai un dato assoluto, è sempre un dato relativo a quella persona, a quello specifico contesto. Allora il problema, la difficoltà è proprio lì, cioè è difficile stabilire che un certo tono di voce è menzognero, perché non lo è di per sé, ma lo è relativamente a come quella persona di solito parla o come quella persona sta parlando in quella situazione. Quindi posso essere un po' più sicuro, per esempio, se conosco bene la persona o se ho una serie di dati su quella persona del passato. C'è un bel esempio, se è andato a cinema in questi giorni, no? Sono andato a vedere Oblivion pochi giorni fa. E adesso non vi posso raccontare troppo, siamo proprio il finale, perché è una scena che è proprio sul finale, e c'è proprio questo episodio, cioè in cui adesso cerco di raccontarla senza rovinarvi troppo, in cui diciamo una persona, uno dei protagonisti del film, deve coprire una certa persona dei fatti, e diciamo così viene sgamato da un sistema automatico di riconoscimento del vocale, che è anche abbastanza plausibile, come avete visto anche su Like to Me, nel senso che se io ho un'ampia messe di dati vocali su quella persona, e sapendo qual è quella situazione lì e notando un'alterazione per esempio dei suoi parametri fisiologici, posso supporre
che lui sia in uno stato alterato. Perché in uno stato alterato? Potrebbe essere perché è agitato, perché ha paura, oppure perché sta mentendo. Quindi può essere un indizio, tanto per cominciare, non è una certezza. Però se andate a vedere il film è divertente, perché vi fa capire come anche in un caso in cui un sistema molto sofisticato riesce a, come dire, a scoprire che io sto mentendo, c'ho ancora una via d'uscita, che però non vi sveglio. Quindi se la persona, come in quel caso, è molto, come dire, è molto fredda e capisce che può dare una risposta di un certo tipo, riesce a fare. C'era una domanda, forse non so se era lì. Sì, ce n'era una lì, però siccome ce ne sono tantissime. No, ma non mi serve, un po' sì, perché di là non si sente, di là non si sente di là. Però visto il film e quindi ecco. Non svelerò, è bellissimo, vedete. Comunque, se possiamo riassumere il modo migliore per mentire è dire la verità. Esatto. E la domanda semplicemente è: il corpo non mente? Non mente? Forse può, la risposta è il corpo di chi? Il corpo può mentire o può dire la verità, nel senso che ci sono persone magari più capaci di non mentire, di mentire col corpo, o persone magari meno capaci. Cioè, sicuramente c'è una ampia differenza individuale, però sicuramente è più difficile mentire col corpo che con le parole, quindi richiede più abilità mentire col corpo. L'Italia ci ha fatto notare che tra i politici un'ampia scelta. Non dico chi, queste cose sono molto interessanti. No? Sulla... C'era qualcun altro qui? No, sì, in piedi, per favore. Chiedo scusa a te. Parlo un po' da profano rispetto a questa, alla vostra disciplina, però ho qualche difficoltà nell'accettare questa netta dicotomia tra verbale e non verbale. Mi sto chiedendo qual è il caso verbale puro che possiamo concepire. Sto pensando alle slides, tra l'altro. Sembrava che la signora, l'attrice che stesse così, fosse puramente un'espressione di verbale e le movenze invece fossero movenze, espressione non verbale. Ma mi sembra che ogni cosiddetta verbalità è connessa a un linguaggio, e il linguaggio di per sé può essere influenzato, può essere associato a una certa non verbalità. Se quella signora avesse espresso le stesse cose in un aborigeno australiano o in giapponese, ecco, questo volevo chiedere. La persona del video, diciamo. Sì, sì, sì. Questo è una delle cose fondamentali che all'inizio, diciamo, ho citato, ma forse appunto un po' passato in sordina, ma che è fondamentale, cioè come dice nell'apertura, mentre in passato si sottolineava molto questa dicotomia, negli ultimi 15-20 anni si insiste moltissimo nella concorrenza e nella coordinazione tra ciò che il corpo fa e ciò che le parole pronunciate fanno. Quindi oramai si ritiene fondamentale quello di studiare la comunicazione, se non sempre lo si fa. Però è considerato, diciamo, cruciale studiare la comunicazione verbale e corporea assieme, perché, come dicevo in apertura, quando comunichiamo lo facciamo necessariamente sempre e comunque con le parole e con il corpo. Cioè la comunicazione verbale o la comunicazione non verbale separate, praticamente, salvo casi particolari, non so, quello che dà l'istruzione all'aeroplano per muoversi, ecco, quello veramente quasi solo corporeo, sono mozzatori, eccetera.
parte casi rari, diciamo, tutte le nostre comunicazioni quotidiane sono verbali e corporee assieme, quindi l'una e l'altra si arricchiscono reciprocamente. Poi, a scopo di studio, magari i fattori vengono isolati, ma semplicemente per cercare di capire quel particolare variabile che peso ha, ma non per dire è l'unica o è solo quella, è semplicemente per, come dire, mettere a fuoco in quel momento sotto il microscopio quell'aspetto, che poi è uno degli n aspetti che nella vita di tutti i giorni concorrono a una comunicazione, per esempio efficace o non efficace, dominante o non dominante, tutto a cercare somiglianza o differenza con l'interlocutore. Quindi, per carità, corporeo e verbale in sinergia sempre assieme, così è nella vita di tutti i giorni, così è sempre stato da sempre, insomma, sempre sarà. È esclusivamente un artificio metodologico, sì, per mettere un po' di ordine e capire alcune cose. Sì, lo stesso vale per la comunicazione verbale, cioè noi separiamo un particolare tipo di comunicazione perché quello ci interessa in quel momento, perché chiaramente connesso anche a altri canali che vengono utilizzati o subito prima o subito dopo insieme. La comunicazione verbale è anche quella scritta, scusate. Certo, sì, quella, sì, è quella magari. Volevo sapere se due cose molto correlate tra loro, cioè se voi pensate che possa esistere la telepatia e se ci sono dei limiti riconosciuti di questo metodo di indagine che è oggettivo, diciamo, quindi diciamo potrebbero esserci dei limiti, diciamo, per esempio la comprensione del fatto che ci sia che esista la telepatia o no? Vorrei sapere qualcosa sull'argomento. Sapete cosa si intende per telepatia? Cioè, nel senso, io prima ho parlato appunto di, se studiava la teoria della rete degli animali, specialmente dei primati, c'era l'indicazione che effettivamente comunque si pensa che in alcuni casi, per esempio, uno scimpanzé possa, come dire, mettersi nei panni di un altro scimpanzé e provare una sorta di empatia per una particolare condizione, ma è tutto molto, cioè ci sono gli assertori che pensano sia così e quelli che pensano che non sia così, ma secondo me dipende anche dalla visione che loro hanno del mondo più che del dato scientifico. Quindi piace pensare che l'empatia non sia solamente nostra, altri piace pensare che l'empatia sia esclusivamente umana. Però più di là non mi so spingere, diciamo. Sì, adesso non so esattamente perché, appunto, trovo molto giusta l'apertura della risposta del collega, cioè da te che cosa si intende con telepatia e cosa definiamo, perché cioè, può essere il fenomeno appunto così da spettacolare, da scienza, io sappia non ci sono evidenze inoppugnabili, e quindi l'unica risposta sensata sarebbe non lo so. Però è possibile, come dire, pensare che magari ci sono delle situazioni, delle contingenze che inducono magari un certo stato di attivazione fisiologica che può essere simile, quindi a una sorta di empatia nelle persone e cogliendo alcuni segnali, come dire, corporei nell'altro, io posso intuire qual è il suo stato, quali sono i suoi pensieri. Potrebbero esserci anche dei meccanismi, forse qualcuno ha parlato di queste sorte di condivisione, di entrare in risonanza, in sintonia, che ci può essere tra madre e bambino, tra persone particolarmente vicini, ma non spiegandole con meccanismi, posso dire, trascendenti, ma appunto legate a una sorta di somiglianza di stato in cui ci si viene a trovare perché si sta in una situazione o ci si medesima nell'altro e quindi si possono riprodurre alcuni stati mentali, cerebrali dell'altro e quindi in qualche modo condividere un'esperienza psicologica senza le parole, però probabilmente legate a altre forme di comunicazione. Un piccolo addendum: Freud aveva messo l'ipnosi all'interno della sua psicologia. L'ipnosi non era sicuramente la stessa cosa della telepatia, però in qualche modo è un'influenza di una comunicazione non verbale.
verbale su un'altra persona. Voi ancora siete in disaccordo con questo tipo di processo o no? Oppure siete in accordo? Non ho capito, però in accordo o disaccordo con cosa? Ipnosi. Cioè se nell'ipnosi si possono... però verbale, sia diciamo in contesti di seduta clinica, di terapia, sia quando riporta esperienza osservazioni dei pazienti, quindi gli opere di Freud sono una messa ricchissima di attenzione al non verbale e tutte le sue possibili parametri, molto evidenti, molto, molto belli, nell'Aus, c'è un'attenzione molto elevata. Sì, siccome dobbiamo chiudere ora, in realtà c'erano moltissime altre questioni che però siccome abbiamo chiesto la sua scritta purtroppo mi sa che sono già le 10:10 e quindi ringraziamo. Grazie a voi. Gustavo Piga, economisti. Ingresso a pagamento. Grazie.